Ciao da Ubaldo Schiavone e benvenuti nella seconda parte della lezione dal titolo Le basi per imparare a dipingere con i colori acrilici. Prima di iniziare voglio ricordarvi che potete iscrivervi al nostro canale di YouTube cliccando sul pulsante iscriviti, potete seguirci attraverso i social sia Facebook che Twitter o anche Google+, e inoltre per chi non l'avesse già fatto potete scaricare i due ebook gratuiti che mettiamo a disposizione di chi si iscrive al nostro corso Academy Graphic. Iniziamo. La pittura acrilica è una tecnica nata in epoca recente. Le vernici sono prodotte con polveri colorate mischiate con resina acrilica e si diluisce con acqua. La principale caratteristica della pittura acrilica è che si asciuga rapidamente. Quindi questi colori non sono adatti a chi rimugina per ore sulla propria opera. Questi colori sono simili alla tempera, ma nel finale mostrano una maggiore luminosità e brillantezza. Vengono usati anche da fumettisti e cartonisti. Inoltre i colori acrilici sono molto resistenti agli agenti atmosferici. Io ad esempio in passato li ho utilizzati per realizzare dei murales. Con questi colori possiamo dipingere su vari tipi di supporto, come la carta, il cartoncino telato, la tela, il legno, anche se il legno va comunque trattato. Inoltre, quando si finisce di dipingere, è importante pulire i pennelli perché il colore si attacca alla punta e diventa molto duro. Mi fermo per informarvi dell'uscita dell'ultimo ebook dal titolo Imparare a disegnare con il carboncino passo dopo passo. Abbiamo deciso di realizzare anche un ebook sul carboncino proprio per rispondere alle vostre numerose richieste che richiedevano proprio un ebook sul carboncino. In questo manuale scoprirai un percorso adatto a chi è a digiuno e non conosce la tecnica del carboncino, poiché in questo ebook troverai più di 200 illustrazioni. Ed io e il mio team di Academy Graphic abbiamo fatto il possibile per ridurre la teoria al minimo, arricchendo di illustrazioni che ti spiegano tutto passo dopo passo, cercando di chiarirti tutti i passaggi proprio per farti percepire un maggior senso di praticità. Con questo manuale non ho certamente la pretesa di farti diventare subito un artista del carboncino, anche perché dipende molto dal tuo livello di preparazione artistica e dall'impegno che metterai per imparare a disegnare con questo strumento. Sicuramente amplierai la capacità tecnica ed espressiva, ma questo manuale è dedicato soprattutto a chi sa già disegnare e ha l'obiettivo di migliorare e scoprire nuove tecniche per poter esprimere meglio la propria vena artistica. Questo manuale ti porterà passo dopo passo alla conoscenza di questa fantastica tecnica e se già la conosci anche a livello basilare, leggendolo riuscirai sicuramente ad affinare le tue capacità artistiche. Il percorso prevede un avvicinamento al carboncino, iniziando dal principio, come sapere da cosa è composto il carboncino, conoscendo tutte le varianti che compongono il carboncino, dalla matita a quella a bastoncino. Imparerai a impugnare il carboncino nel modo giusto, ti verrà spiegato il miglior modo per abbozzare, ti verrà mostrato come sfumare e quali altri attrezzi si possono utilizzare e che fiancheggiano questo strumento artistico dalle mille sfaccettature. Ci saranno vari esempi che dimostrano come disegnare un soggetto, dalla natura morta ai paesaggi naturali, e tanto altro ancora. Il prezzo di questo ebook è di 8,85€ e lo potete acquistare anche su Amazon, ma solo per gli iscritti di Academy Graphic lo offriamo a 6,90€, e ripeto a 6,90€, per un breve periodo. Quindi per chi vuole gli consigliamo di affrettarsi e scaricarlo subito. Ripeto, solo per un breve periodo. Possono essere 10, 15, 20 giorni, poi l'offerta sarà ritirata. Ricordiamo che è possibile scaricare questo ebook sia su PC Macintosh e anche sui vari tablet o
anche telefonini, smartphone e dispositivi vari che possono leggere PDF. Per questo video è tutto, un saluto da Ubaldo Schiavone e ci vediamo alla prossima lezione. Ciao!